Ho perso il conto di quanti progetti, progettini o progettoni sono stati fatti in questa città nell'arco di 30-40 anni per quanto riguarda la struttura ospedaliera nuova o comunque riattata. Ho perso il conto, ma vi posso assicurare che sono sicuramente più di una decina e forse forse. Arrivati a questo punto, noi come Coalizione Civica Livorno, composta da due liste, facciamo un semplice ragionamento. Si può perdere l'altro tempo? No. Allora ci si mette subito intorno a un tavolino con le diverse istituzioni, con gli operatori, con le organizzazioni, perché? Perché in questa città hanno sofferto un po' tutti, gli operatori che si sono trovati nel tempo a lavorare in gravi difficoltà, operatori spesso che fanno al di là del loro dovere. E i pazienti e cittadini che hanno avuto bisogno dei servizi e che oggi sono in lista d'attesa, 3.000 persone in lista d'attesa per gli interventi chirurgici. E allora si può continuare così? No. Mi fa piacere che la regione e il comune, dopo quanti anni? 15 anni, dal 2010 che proponemmo noi un progetto, siamo venuti sul nostro progetto, cioè che si fa un monoblocco verticale e si riutilizza l'attuale struttura per altri servizi. L'unica contrarietà che noi abbiamo, non si deve andare nel Parco Pertini, non si può smodellare un altro pezzo di città. Monoblocco verticale, dove ci sono i servizi operatori e diagnostici, e nell'attuale struttura ospedaliera si fanno tutti gli altri servizi: uffici, laboratori, ospedali di comunità, ricevimento dei familiari, sale di formazione, eccetera. Una cittadella della salute, certo, in collegamento poi attraverso la telemedicina e il rapporto col territorio, dove vanno riattivati i distretti e le case della salute che sono stati poi smantellati. Penso all'utilizzo che invece potrà avere, ad esempio, il distretto di Peppino Impastato, cioè va vista la sanità livornese in un contesto globale che questa città si merita, perché 3.000 operatori e i cittadini livornesi non sono da meno di altri cittadini. Questa è una grande città, ha un grande porto e quindi deve avere anche un ospedale all'altezza delle sue funzioni. Grazie.